Bentornati amici e bentrovati di nuovo insieme sul canale del Pretone e bentrovati con un nuovo episodio, come potete vedere, su Assassin's Creed Mirage. Allora, riprendiamo dall'ultima volta che avevamo fatto la missione con Ali Baba, detto Ali Baba, e i suoi, una volta amati, 40 ladroni, perché noi gliel'abbiamo sventrati dal primo all'ultimo. Allora, missioni. Allora, indagini, vediamo cosa dobbiamo andare a portare avanti. Uno l'abbiamo sfregnato, anzi no, due l'abbiamo sfregnati, vero? Allora, questo era il Led Ratoni, questo era Ali Baba. Questo è Al Ghul che abbiamo abilmente sventrato. Salve! Dice che ce n'è un altro qua vicino di punto di osservazione, no? Salve! Dove dovrebbe essere? Forse la chiesa? Vediamo. Stanno a metterlo così in vicino. Quello dico. 240 metri. Vediamo. Eh sì, per forza quello ho detto. Era l'unica torre che si vedeva che poteva... dare gioco alla nostra arte, diciamo così. Stiamo arrivando, torre? Un musicante di Brema. È il monastero delle Vergini. Aia, fermo, basilico. In alto. Tiè, la serie, sincronizziamo in testa a tutti. Perché abbiamo scavato? No, che abbiamo scoperto? Abbiamo fatto un cazzo. Questa che c'era pure prima, questo c'era pure prima, che abbiamo scoperto? No, dimmi. Mi hai perculato fondamentalmente, perché non mi hai fatto scoprire una minchia in più. Non è che... se poi mi vuoi dire che questa cosa che mi hai fatto... ah beh, perché ci sono queste tre cosine qua così, vabbè, ma non è che... commerciante, un cavallo, un fabbro, un sarto, un altro cavallo, questo è l'araldo e questo è il denaro, e cotteddu, vabbè, detto questo, non fate caso a me. Con chi ce l'hai, Basim? Cormulo. Ce l'hai curmulo, Basim? Allora, andiamo. Indagini. Dovremmo andare... facciamoci qualche contratto, oh.
C'è più che altro perché ci danno quei gettoni buoni per... Allora, tanto voglio andare a vedere qualche cosa. Storia di Baghdad. 214 metri. Mulo, mi puoi portare in giro tu? Senza bagname. Ciao, guardia. Sono andato. Qua. Piena di guardie. Minchias. Non impossibile, ma bisogna trovare il punto di inserimento. Punto di inserimento. Non puoi stare qui. Bisogna che te incazzi. Ma sai che faccio? Siccome voi non me vedete, se io vado veloce, posso attraversare. Visto? Mi arrampico. 4-4. Mi arrampico 4-4. Sei tu, Bassi. Sì, però non è che potete dirlo un nome mio lontano, perché poi Ma mi tutto bene? sgamano, no? Io so chi Che sei. cazzo? Non ricordo il tuo volto, ma tu porti il nostro segno. Sono Nagi, un informatore del mentore Raihan. Ho chiesto un incarico più difficile, ma forse non avrei dovuto. Qual è il problema? Ho seguito due guardie corrotte fino al luogo in cui si fanno pagare, ma non credo di poterle affrontare da solo. Hai agito bene. Insieme riusciremo a terminare l'incarico. Seguimi. Quindi questa è una mini quest. Scusa, ma questi qua che passano e ci vedono bassi, no? Che dovevo fare? Tanto azzottiamo seduto, fratelli, perché poi qua. Quindi che volevo fare? Congratulazioni! Hai portato a Ma io non ero termine un il tuo primo occulto. Come non incarico ero da un occulto? occulto. Non ce l'avrei mai fatta senza il tuo aiuto. Sciocchezze. Con un po' di addestramento sarai pronto. Devi solo avere più fiducia in te stesso. Tu lo credi davvero? Sì, No, però tu lo in dico pochi apposta, riescono a dai, no, essere cerca di perfetti al primo capirlo, cazzo è tentativo. figa. Non mollare. Grazie, Basim. Farò rapporto al mentore Raihan e
e mi confronterò con lui. Allora, questi abbiamo, ne abbiamo ammazzati un pochetti, che devo fare? Ma quello grosso che ci ha dato qualcosa? Che ci dai qualcosa grosso? Non ce n'è niente, grande grosso in servita un cazzo. Allora, adesso abbiamo ammazzato quello. Questa era la storia di Baghdad? Era questa. Era questa la storia di Baghdad. Allora, adesso andiamo a farci una missions. Una missions dovrebbe essere questa, giusto? Denaro e coltelli, me coglioni. Dice devo andare allo studio di 339 metri. Sta cazzo di Baghdad è grossa, è gigantesca, ragazzi. Noi ci andiamo per tetti, però, perché noi siamo abituati a scalarci i tetti. Vuoto, vuoto, vuoto. Oh, mamma mia, quanto siete permalosi ste guardie, oh, mamma mia. Andiamo? Guarda, oppla, pettetti, questi ragazzi è proprio prima di dire, se ne vanno pettetti. Manco te, guarda, fidate, te puzza pure l'alito, si è sentito da qua, si è sentito. Scusa signora. Villa dell'esattore, quindi vuol dire un sacco di soldini. Un sacco di soldini. Che cos'è questo? Nel tempo però ho trovato qualcosa da azzottare. Nel frattempo. Ce la fai a saltare fino alla Basim? No. Salta su che la colla è cara, costa un sordo la cucchiara. Olè. Pam param pam. Un bel pezzo di terra sulla strada. Offro la mia spada. Le palme gli fanno ombra. Oh cazzo, mi sono appena accorto che c'è in giro un mio poster con la mia facciaccia brutta sopra. Oh, un frammento. Tadam! Quello ci Vicino. serve, ragazzi, però, eh. Frammentino, frammentino, eccolo, eccolo il frammentino, eccolo, eccolo, eccolo. Guardatelo come. Come vi uccideremo, maledetti? What the? Sagaduga! Non ci vorrà molto. Un altro Manco per te, frammento. guarda, fidate. Zac! Muori, maledetto bastardo! Non è vero, non è vero, via! Scompariamo nelle oscurità. Il problema è che devo andare a trovare i due poster mo per togliere la mia facciaccia brutto in giro. Quindi, poster, dove state? Zitto, non mi siete accorti di niente. Non siete accorti di niente. Insomma, mica tanto, visto che è aumentata la taglia sulla mia capocchia. È aumentata la taglia sulla mia testa. Dai che sono morti tutti, inutile, cercate un altro lavoro. Te devi cercare un altro lavoro ormai. Guardie, e il poster sta qua sotto proprio, minchia. No, non è vero. Oh, ma che sei matto che mi segui fino a qua? Sei proprio uguale ai manifesti. Eh sì, hai visto? Dai, sferami, sferami. No, oh, che fai, degui? Non sei più un tanto spavaldo, eh? E muori bastardo. Però lui mi ha seguito. Fammi di quanti, fammi no. Mortacci, sono un quintale, guarda quanti, sono un quintale, raga.
stanno a venire su a cercare quello. Meglio così posso andare a vedere da quest'altra parte. Bravi. Ah, ma mi hanno visto. No, pensavo che non mi vedessero. Muori. Ah. Sto arrivando, sto arrivando, sto scendendo, guardatemi. Le guardie saranno sull'attenti. Devo scomparire velocemente. No, Basim, dai, perché t'arrampichi così? Dai. Aia. Oh, pure uno scrignone qua dentro. C'è anche uno scrignone qui dentro. C'è una guardia lì, però potrebbe vederci. Però noi, se c'è la guardia, gli passiamo in destra, come si dice in branch. E... mi dispiace per te, ma non lo prendo, dice. A meglio, lo prendi ma non lo uccidi, il che non ci servirebbe a molto. Allora, qua dice che c'è un mega scrigno. Come c'entriamo? Ci sono due porte da, due finestre da rompere. Esatto, vedete? Questa. Foto! Questo è uno scrignone che ci dai cuoio, componenti e lingottini d'acciaiuino. Non c'è altre cose da prendere se non da sbloccare questa porta, ma sinceramente di sbloccarla. Forse ci potrebbe essere utile per qualche fuga. Allora dobbiamo andare da quella parte, però dobbiamo andare a togliere i manifesti prima. Sembra proprio che si siano dimenticati la nostra faccia. Mi sono incastrato. Guardie in giro, non ce ne sono. Andare qua, sali qua sopra, 150 metri. Arrampichiamoci. Salve. Ah, c'è un fiume, c'è un fiume. C'è il fiume. Non voglio bagnarmi. Allora saltate qua, visto che... Oh cacchio, una guardia, non l'ho vista. Sbrigate, sbrigate. Beh, mischiamosi. Ah, non c'è bisogno di fare tutto questo casino. Tarekka Zizze, te lo dico io, Tarekka Zizze, non ti preoccupare. Guardie. Quindi noi giriamo da lontanucci da loro. I pesci migliori sono quelli pescati vicino al tigre. No, non ho fatto niente, guarda, fidate, tranquillo. È inutile che cerchi di incolparmi di qualche cosa, maledetto. Incontra Rebecca allo studio di... Mi dice zona di individuazione. Avete assistito a manifestazioni di solidarietà?
solidarietà nei confronti dei ribelli? Avete udito parole di stima verso chi si è sottratto ai propri doveri? Questo è un araldo. Le nostre spie. Individuando tutti coloro che disprezzando il califfato contribuiscono a sabotare il sistema che ci protegge. Riportate le vostre segnalazioni a Sahin Balkan. Che fatica fare l'assassino. Eccolo qua sotto. Studio di Kark. Madonna, quanto è alto? Tant'è che c'è per l'appunto un mucchio di... Ah, da qua si entra, vedete? Vediamo un po' la strada per entrare. Da qua. Dal villaggetto. Entri dentro e arrivi allo studio di Kark degli Occulti. Salve, che cos'è? Leggi. È una spezia di spagliagente, se poi ci può darti delle risposte. Salve. Basim, vieni qui. Mi sembrava di ricordarti più alto, Basim. E tu non sei cresciuta di mezza spanna, Rebecca. Non vorrei che questa fosse inimicizia. No, ci punzecchiamo come durante l'addestramento. Roshan mi ha detto che tu sei di qui. In un certo senso. Ho vissuto qui prima di spostarmi ad Anbar. Non è poi così diverso dai posti che già conosco. I ricchi si puliscono il culo con i vestiti dei poveri. Ho questo ricordo di Kar. E invece Kar è cambiato. Rebecca ha scoperto che nel distretto dilaga la corruzione, più del solito. Abbiamo sentito parlare di ufficiali violenti, di merci controllate e sequestrate. Qualcuno ha preso il controllo del distretto. Provo a indovinare l'ordine. Ci sarà una grande asta, il Dairat al-Mal. Una fiera annuale di ricconi che fanno sfoggio dei loro gingilli dorati. Com'è ovvio, l'evento è riservato agli invitati. È probabile che uno dei nostri bersagli sia presente. Quindi, dovrò entrare all'asta e scoprire di chi si tratta. Ma che bravo! Sei proprio sveglio. Tu non c'eri arrivata, vero? Seguiamo la pista fino in fondo e forse troveremo degli indizi. Posso mostrarti dove cercare. Quando sarai pronto, mi troverai qui fuori. Ci sono alcuni contratti sul pannello, se ti rimane del tempo. Tu che puoi fare? Rebecca, hai un momento per me? Avrei delle domande. Dimmi tutto. Cos'altro sai dirmi sul Dairat al-Mal? È un luogo esclusivo, dove i ricchi fanno sfoggio dei loro averi. Fondamentalmente ho domande sulla questa. Volendo credere ai mercanti di qui, si tiene una volta all'anno. Non ci fanno mancare altre feste. C'è altro? Parla di Kark. Cosa ti ha colpito di Kark? Vorrei vederlo con occhi diversi. Niente che non abbia già visto. Corruzione, povertà. Ma il suo che è stupendo. Le spezie, i materiali e... Oh, gli attrezzi. È pieno di cose che vorrei provare. Stai già pensando di prenderti una pausa? Oh, dacci un taglio. Conosco le mie priorità. C'è altro? Tu sai già qualcosa su di me e sulla mia storia. Che mi dici di te, Rebecca? Da quando ti interessa sapere altro su di me? Andiamo. Siamo dalla stessa parte. Non fa male conoscere meglio le persone con cui si lavora. Bene, io non sono di qui. Ma diciamo solo che i miei genitori non si sentirebbero pesci fuor d'acqua alla grande asta. Sei di famiglia ricca? Purtroppo sì. Ma da bambina non ho mai amato lo spazio, i vestiti, così, le buone mani. Tutto cambiò quando per la prima volta uscii da palazzo e vidi il mondo per ciò che è davvero. C'è altro?
No, non c'è altro, Per ora è grazie. tutto. Fondamentalmente anche Grazie, perché quello Derek. che ci hai detto. Non ce ne fottia una minchia. Nel frattempo un po' di tempo non c'è per braccio. La forgia andiamo bene. Salve. Lieto di vederti. Sblocco. Hai qualcosa che può essermi utile? Da un'occhiata. Che potremmo sbloccare? Mi sa niente, vero? Strumento, infatti, strumenti da sbloccare mi dice 0 Sei di 0. soddisfatto? Il tuo aiuto è prezioso. Mazza, non hai fatto A più niente. tardi. Ciao 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 ciao. Allora, prendiamoci qualche contratto. Tanto anche se non li faremo mai. Non li faremo mai, nel senso che andando appresso alla quest principale. I contratti non è che abbiano una grande vita. Adesso avrò tempo Comunque, per tutto. vabbè. Ui, ciao, parla. Maestra, sei pronto, Basim? Karh ci aspetta. No, non ora, voglio andarmi a fare qualche Non ancora. missioncina. Ricorda, il tempo scorre e l'ordine non aspetta. Fa presto. Vabbè, cazzo figa. Mo, perché l'asino sta all'entrata dell'emporio? Brutto asino, brutto asino. Allora. Un sacco di cose da fottere, ma commerciante mi fa ben pensare che dovrebbe stare da queste parti. Dai Basim, che abbiamo visto il nostro bersaglio, bersaglio. Mi Caro, manda dici. Deshi. Sono qui per portarvi in salvo. Non vi conosco. Dovrei credere sulla parola al primo che passa. Avete altra scelta? D'accordo. So come uscire dalla città. E ricordate, ho occhi anche sulla schiena, nel caso vi venga in mente di pugnalarmi alle spalle. Ma se te sto di che te voglio salvare. C'è una minaccia da affrontare. Mi affido a voi. C'è una minaccia da affrontare, quindi. Allora tu. Ma come fai a vedermi? No? Già al massimo. Se sono completamente nascosto, scusami, eh. La via è libera. Sono morti, poverini. Accidenti, com'è possibile? È scoppiato tutto, chiamate i vigili del fuoco. Ah, non. Ah,
Forse a quel tempo i vigili del fuoco non c'erano. Va bene, andiamo avanti. Dai, dai. Da, 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 da. La porta di Bassora. Beh, che fai? Non è che sono passeggiate di salute quelle. La borseggiamo, gliela famo o no? Allora, lui dice qua. Ci sono 1, 2, 3 guardie. Cose che possiamo utilizzare a nostro vantaggio? No. O meglio, sì, ma sono un po' distanti da loro. Che cos'è qua? Tanto ci raccogliamo un po' di cosine. Vediamo se possiamo fargli uno scherzetto dall'alto. Molto difficile. Vieni qua, Basim. Basim l'investiga dopo. Muori, maledetto bastardo. Allora, andiamo a vedere dall'altra parte. Raccoglie, intanto raccogliamo un po' di oggettini. Anche qua. Andiamo qua, prendiamo, raccogli. Ehi. Che cos'è? Tesoro più... Ah, un enigma, buono! Ottimo. I giusti riconoscimenti, piuma di fenicottero. Non cadere. Non cadere di zoddo. Però a questi, a noi amici, non ci dà una mano. Non ci dà una mano questa cosa. Quindi possiamo ritornare giù. Volevo vedere se c'era qualcosa che mi facesse scoppiare. Via. Dannato codardo. E se me li porto via? E se me li porto via? Devo lavorare sulla mia difesa. Fermati! Vedi, così si fa. Così si fa. Lo vedo io. Dove stai? Aio. Le proverà tutti.
stanco. Tocca a me ora. Vizio. Torna indietro, verme. Ancora. Il brivido della caccia. Sei debole. Ti ucciderò. Dai. No, ma che davvero sono scappati invece da affrontarmi. Ta-dan. Sei morto qualcheduno. Ai, sì, è stata fatta un po' una congestina un po' male, eh. No signore, l'ho fatta apposta. Meglio tenere un profilo basso. Sì, per forza. E vabbè. Dove sei? Diram. Diram. Ti dicevi prima sul muro che mi tiravi i coltelli? A bastardo, molto l'ho fatta vedere io se tiri ancora i coltelli. Tutto a posto. È un cadavere, signor. Qua la gente ogni tanto viene e muore. Che devi fa? Intanto la gente si stufa. Da quanto conosci i ribelli? Da quanto basta per credere nella causa? Sto a guardare se trovo in giro dei cartelli col mio viso. Aspetta. Che coraggio. Se lo caricamose pure. C'è una minaccia da affrontare. Una sola. Devo ripieno là. Aspetta che vado a togliere intanto il manifesto. Pessima sorpresa. Non sono affatto io, sono molto più bello. Allora. Andiamo in alto. Quelle le posso eliminare. Ma se fate le cose senza sicurezza, la via è libera. Fermate quell'uomo. Così. Ma chi? Bello, perché si stava mettendo seduto. Grande statuina addosso. Madonna, una botta secca ho fatto salire il manifesto dei due. Con una sola
Cos'è quello che memetizza di sempre? Papaverino. Per ora siamo salvi. Avete la mia gratitudine e la mia fiducia. Sì. Ok. A patto che non mi vedano le guardie. A patto che non mi vedano le guardie, però, amici, perché è quella guardiolina là dietro. Scusa, scusa. Il posto è questo. Il posto è questo. Vediamo se incazzano subito. Lo speziale è inside. Mi si è capitato in mezzo al papavero, amico mio. E il papavero è così, che non lo sai. No. Ma chi è la tua fine? No, non è vero. Ecco dove sei. La muschina tocca. Eccoti. No. Fare così. Fiato corto? È fiato corto, sì, è che... La caverai! Quello è un criminale! Hai capito? Venite presto! Se va catturato! Fuggi, finché puoi! Figliato! Yuri! È la tua fine! Muori! Anche tu, vieni a affrontarmi. Ah. Muori, bastardo. Lo speziale di Aina. Vabbè, niente, come al solito la nostra operazione stealth è saltata. Come al solito. C'è una guardiolina là dietro. Che si sta dannando. Oh. Qua. Mettite qua. Porta bloccata dall'altra parte, fin qua ci siamo. Allora lassù c'è la guardia. Se riesco a arrivare fino alla... Non ha rispetto per l'arte della medicina. Minaccia gli uomini di... Beh, se ti dico di prenderlo, Basim, me lo devi prendere. Basim me l'investiga dopo. Butto dentro. E qua ci siamo. Raccogliamo, ottimo. Adesso andiamo di qua. Che forzierone. È un bel forziera, wow. Allora, là quello si può eliminare. Ok. Dobbiamo
dobbiamo eliminarlo. Per forza, ragazzi, perché... No! Cielo, no! Un omicidio! Un omicidio! Aiuto! No! Mi fanno ridere perché come mi vedono? Che non c'è nessuno. È quello che mi fa... Che mi fa rimanere basito. Oddio, sarà buggato. Ma sarà buggato il soldato nemico. Allora, tu sei da eliminare. Tu sei da eliminare. Ehi, roba dei 40 ladrons. Sì, capitano. No, capitano. Bah. Guardi, è laggiù. Che c'è? Non lo so. Questo sta qua, quindi non dovrebbe darci fastidio. Volevo andare a vedere cos'è sta roba. Una lista dei contenuti delle giare potrebbe facilitarmi il lavoro. Devo fare attenzione. Alcune giare contengono sostanze letali. Minchia. Questo dovrebbe bastare. Porco Giuda, c'era il veleno dentro. Ma che siete matti? A bastardi, mo vedo ammazzare così. Io mangio verdure, mangio la frutta e mi rimetto in sesto. Buono, prendiamoci anche questo, forzierino, ino. Guardia qua dietro, in alto. Il califfo non ha rispetto per l'arte della medicina. Minaccia gli uomini di scienza. Allora, mi servirebbe qualcuno... Eccolo, bravo. No, zitto. Non ti fa vedere, se te fai vedere è un casino, eh. Se te fai vedere, questo è un casino, eh. Allora, attento. Attento che io del borseggio ci metto poco, eh. Ci metto ben poco. Ci metto molto, ma molto poco. Stiamo da quest'altra parte, lo sto cercando di... Allora, là ce n'è uno, ok. Il tuo fetore farebbe fuggire chiunque. Che strano. Eh? Ehi, ma tu... Hai zitto. Già te l'ho detto, non devi fiatare. Che c'è qua dentro? Qualcosa che ci potrebbe essere così leggiare. È una guardia? Devo fare attenzione. Alcune giare contengono sostanze letali. E l'ho capito, Basim.
fortuna minchia, dobbiamo due. Solo custodire queste giare e non trasportarle. Hai sentito cos'è accaduto ad Akin? C'è qualche brutta sorpresa? Spero che succeda qualcosa, mi sto annoiando a morte. Sì, pure io. Pensavo che scoppiassero. Ho detto, mo glielo faccio scoppiare in faccia. E invece... No. E sì, tanto ci togliamo. Tanto questi ci ritogliamo di mezzo. Questi due ce li togliamo di mezzo. Che fa quello laggiù? Due guardie laggiù che mi stanno cercando. Intanto io rifaccio il giro. Ah sì, ma dai. A me salta via. Ah, devo andare. Ah, non ho capito che devo andare al botanico. Porca pupazza di cazzo, sto a fare le cose alla ca. Questa lista mi mostrerà ciò che serve. Ero convinto di avere la lista con me. Momentini e sgama. Allora lui dice solo quelle segnate. Solo quelle segnate. Aspetta, che intanto lo andiamo a sistema. Mettiti un attimo qua, eh. Poi, è venuto il socio tuo? No? Sblocchiamo sta porta perché ci può essere utile. Da fare, devo tornare al mio incarico. Dai, dai, vai, vai. Torna al tuo incarico, vai. Ok, anche lui l'abbiamo eliminato. Che succede? E che ne so, via un po' a vedere un attimo. Bene. Eh? Zitto, 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 che l'erba è folta. La tua ora è giunta. Ma questo non si distrae con il semplice fischio.
Allora, intanto andiamo a prendere sta roba. Occhio, occhio. Occhio. Qualcuno chiami una guardia. Chi è? Chi è? Mazza, ma che è davvero? Davvero stai così, non fischi, cioè non vieni col fischio tu, maledetto! Vediamo se sti coltelli. Intanto mi pio questo. Disgustoso! Ci ho visti! Verrete qui per i vostri peccati! Al ladro! Devo andarmene da qui. La sto cercando, la giara, l'ultima giara penso. Quelle? Quelle? No, sembrerebbe di no. Dove stanno le altre giare? Ah, eccole. Ho i medicinali che servono. Ora devo consegnarli. Infatti io però se avevo bisogno di dottore capo del Bimaristan. Allora, il capo di un cazzo. Anzi, mi sembra un poster. È successo quello. Se troviamo un poster nostro nelle vicinanze. Allora. Poster con il nostro visino. Ma tanto andiamo, che magari facendo strada così riusciamo anche a trovarlo. Un nostro bel faccino posterizzato. Cercherebbe questi medicinali in un vaso di fiori. Solo chissà dove cercare. Non avrei dovuto farmi scoprire. Eh sì, no, infatti. Ho fatto. Mi è partito Basim, una certa, regà, e mi hanno sgamato. Ecco là il nostro posterino. E c'è qualcuno che la considera arte. Scusate, devo salire un attimo perché voglio vedere dall'alto. Se vediamo qualche altra facciaccia nostra. Che fortuna sfacciata. Mi sembra. Vediamo se da quest'altra parte troviamo qualcosa, secondo me sì. Secondo me dovremmo trovare qualcosa.
eccolo là. No. Sì. Ma questo chiaramente Basim non riesce a superarlo, eh. Qua dietro. Ottimo. Devo rimanere nascosto. E così ci togliamo la taglia da dosso, ragazzi. Perfetto. Allora, torniamo a mission. Siamo andati avanti alla nostra, abbiamo fatto il contratto, volete contrassegnate. Queste sono quelle che abbiamo preso nuove, immagino. Svezia di fare quella del nord dell'unità curva, la giornata si è trovata, si ordine ha distribuito. Quindi vabbè, tutti i nostri. Sono i vari indizi che stiamo scoprendo. Andiamo, ci abbiamo una missioncina vicino. Il furto dello specchio di Bonzo. Vabbè amici, per il momento ci fermiamo qua. Io come al solito vi ringrazio per il supporto che mi date, vi invito a seguire tutti i social per essere sempre aggiornati sui contenuti che porto e condividete con i vostri amici, che non smetterò mai di dirvi amici quanto sia importante per la crescita del canale. Che dire amici, grazie e ci vediamo al prossimo episodio. Ciao Predoni! Thank you.